Centro Oswego l'Italia è in ritardo, fortemente in ritardo sulla banda larga. E oggi abbiamo parlato, lei stesso nel suo intervento ha sottolineato, la necessità di investimenti e di risorse che vengano dal mondo privato. Su questo Vodafone ha fatto molta strada, mi riferisco in particolare al progetto Mille Comuni. Ma sicuramente se parliamo di quello che è il presente, la fotografia dello stato dell'arte della diffusione della banda larga e ultralarga nel nostro paese è una fotografia che richiede necessari interventi e necessari investimenti. Quello che Vodafone ha fatto concretamente nell'ultimo anno e mezzo è stato quello di dare un contributo puntuale, preciso, alla riduzione del digital divide. Basti pensare che il 45% della riduzione del digital divide nell'ultimo anno e 3 mesi è frutto dell'azione di Vodafone con il progetto Mille Comuni. Parliamo di oltre 550.000 abitanti della penisola che ora beneficiano della banda larga grazie alla banda larga mobile di Vodafone, e diciamo che questo è frutto di investimenti esclusivamente privati di Vodafone Italia, che ha deciso da gennaio 2011 di lanciare il progetto Mille Comuni, cioè portare almeno 2 megabit per secondo, quindi portare la banda larga mobile ad almeno 1.000 comuni in 3 anni, investendo risorse tutte private, parliamo di quasi 1 miliardo di euro di investimenti privati. Questo probabilmente è un primo passo fondamentale, ma riguarda il presente. Se guardiamo al futuro, chiaramente c'è bisogno di più. Parlando del futuro, ma ancora di oggi e di quanto abbiamo sentito oggi al Forum Avaglia dedicato quest'anno al tema della crisi, degli investimenti e della ripresa economica. Ecco, si è discusso di agenda digitale, si è discusso di investimenti e di TLC. Una sua opinione sulle argomentazioni di oggi e sullo stato dell'arte? Devo dire che il dibattito è stato molto, molto interessante e molto stimolante. Personalmente ho apprezzato, come Vodafone, ho apprezzato tantissimo l'intervento del Presidente Bassanini, che essendo Presidente sia di Cassa Depositi e Prestiti che di Metro, sicuramente ha una capacità di un osservatorio, una capacità di davvero poter vedere il futuro del nostro Paese, di come decidere di stimolare e indirizzare investimenti, risorse verso l'infrastrutturazione della banda ultralarga del nostro paese. Lui ha tracciato intanto una fotografia dell'attuale estremamente preoccupante, che conosciamo ai noi tutti bene, ma soprattutto ha voluto dare un messaggio non solo di speranza, ma anche proprio di costruzione di quello che deve essere il percorso per arrivare a portare la fibra ottica e di portare la banda ultralarga pian piano, partendo dalle grandi città, partendo dalle aree industriali, a tutto il paese. Credo che questa sia esattamente la visione di Vodafone. Noi riteniamo che sia fondamentale portare la fibra direttamente a casa del cliente, direttamente all'interno delle imprese, a cominciare proprio dalle grandi città, a cominciare proprio dalle aree industriali, cioè dalle zone che intanto sono maggiormente redditizie, e poi dalle zone nelle quali c'è oggettivamente più bisogno di banda ultralarga. Pensiamo che altri modelli, altre formule non possono far altro che far magari vivacchiare e sopravvivere il vecchio rame, senza dare però quella spinta in termini di sviluppo e di crescita al paese, alle imprese, alle industrie, ai cittadini, del quale francamente tutti sentiamo davvero l'esigenza. Come azienda Vodafone siamo impegnati ovviamente nel raggiungere questo obiettivo, nel favorire questo percorso di sviluppo infrastrutturale in fibra, oltre a fare naturalmente in prima battuta la nostra grande parte diretta sul mondo della banda ultralarga mobile, in particolare con l'LTE, avendo appena acquisito le frequenze per portare la banda ultralarga nel nostro paese. Grazie a Michelangelo Oswego di Vodafone Italia. Grazie a tutti.